E questa, guarda che sta ancora fumando, guarda che fuma ancora. Guarda, guarda, guarda che fuma ancora. Fuma ancora, guarda. Sono passati 3 giorni. Qua l'altro giorno è bruciato tutto proprio, non era un rogo, era proprio... Era pensa un po' che Caivano è rimasto sotto... E mica qualcuno si è preoccupato adesso per eliminare questo altro mucchio già preparato, guarda. C'erano già diversi comitati che da anni lottano, soffrono, sperano, si danno da fare in tanti paesi. Giuliano, Acerra, Casalnuovo, questa terra dei fuochi prende tutta la Graversano. Sì. Caivano, noi stiamo a Caivano e quindi Caivano ci riguarda di più, però si estende fino a Casapesenna, fino ad Acerra, Casalnuovo e va anche oltre Marigliano, nel Giulianese. I roghi vengono accesi di notte e nessuno vede niente perché il fumo non si vede. La gente ormai ha imparato a stare chiusa dentro. Sono pochissime le persone che stanno con le finestre aperte, per cui diciamo che di notte si corrono meno rischi, no? Perché il fumo non si vede, da chi è che si va nelle campagne poi a vedere chi è che... La domanda che ci siamo posti è stata proprio questa: perché accendono anche di giorno, in pieno giorno, quando una colonna di fumo nero proprio è visibile da chilometri lontani? Bene, per quanto possa sembrare strano, tutto questo accade e non succede niente. Perché tutte le volte che si è parlato dei rifiuti siamo finiti sui rifiuti urbani e quindi l'inciviltà, la maleducazione, che tutto questo rimane a tutta la sua valenza, attenzione. Ma il problema non sono i rifiuti urbani. Mio padre aveva un'azienda insieme a suo fratello di circa 3.000 capi, un'azienda a conduzione familiare da oltre 100 anni. Nel 2003 gli animali iniziarono a dare già il primo segno d'allarme. Praticamente iniziavano improvvisamente a gonfiare le teste, a iniziare a zoppicare. Venne la Snapoli 4 di Acerra allora e analizzò il latte prodotto dagli animali. La Snapoli 4 mette sotto sequestro nell'ottobre del 2003 3.000 capi di bestiami sotto sequestro perché contaminati da diossina. Si ordina attraverso un'ordinanza sindacale il divieto di pascolo del territorio acerrano, non si emana un'ordinanza di divieto di coltivazione. Se si sono contaminati gli animali, a mio avviso ci siamo contaminati anche noi. Nel 2007 mio zio si ammala di tumore. In un giro di 2 mesi, la cosa sconvolgente, di 2 mesi mio zio muore e attraverso le analisi effettuate dal professor Marfella emerge che nel suo sangue sono stati riscontrati 255 picogrammi di diossina contro i 10 tollerati dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Si evidenziava che in località Montesanto, quindi la zona circostante, giacevano delle lastre di amianto. Ovviamente la situazione adesso è ben diversa da come noi l'abbiamo segnalata qualche mese fa. In pratica questa era la zona prima, cioè era tutto imbustato e c'era anche su scritto pericolo di amianto. Troviamo tutto bruciato. In questo terreno, intorno agli anni 2001 al 2003, è stato utilizzato come una vera e propria discarica a cielo aperto. Cioè praticamente, parlando dei fratelli Pellini, questi ecocriminali, attualmente indagati per traffico illecito di sostanze tossiche, hanno spacciato sostanze tossiche come compost, che proprio su quella stradina dove necessita l'entrata per questo terreno
Io ho visto, perché in questa indagine sono testimone oculare, praticamente il comando vigili urbani diretto dal comandante di allora Giovanni Trezza si mise, bloccò questa strada facendo entrare gli autobotti per far scaricare quelle sostanze in questo terreno, praticamente mettendosi a posto di blocco e far credere ai cittadini che si stava provvedendo, che ne so, a qualche pattugliamento, a qualcosa che stava succedendo in questo terreno. Rotonde che in effetti, vedi, no, alla fine non portano a nessuna parte, sono tutte chiuse le strade, sono tutte quell'oggetto, vedi, di discariche, lungo percorsi. Sono diventate tante discariche a cielo aperto, c'è di tutto, cioè, c'è amianto, ci sono un po' di arredo da cucina come frigoriferi, elettrodomestici, discariche di materiali edili, di tutto di più, sacchi neri che non si capisce cosa contengano, poi regolarmente incendiati e quindi non si riesce nemmeno più a risalire a chi avrebbe potuto lasciarli lì, a quale azienda li produce. Io sto lavorando, mia figlia, la pompa mano alla fine. Ho visto, va, l'acqua, vieni, si vede l'acqua. Che sta facendo? Che c'è del sole? No, lo chiamai vicino, non ti dice fuori, c'è anche poco cazzo. Siamo intervenuti per spegnere delle sostanze, in questo caso tossiche, c'erano di tutto praticamente, però il fatto strano che mentre prima venivano incaricate società imposte proprio allo smaltimento di queste sostanze tossiche, ora vengono usati i rom in questo caso, dopo che fai? Bruciare? Dopo bruciare? Sì, vedi? I rom fanno la loro parte, sono vittime che si trasformano purtroppo anche in carnefici, perché poi i primi a assorbire, a respirare questi veleni sono loro e i loro bambini. Questo è un bene confiscato. Un bene confiscato e quindi sotto sigilli, dove negli scandinavi si brucia il ramo. Guarda, questi qua sono tutti, sono queste montagnole che tu vedi, questi sono tutti residui di guarda, per avere quei residui là, ma sai quante pneumatici hanno bruciato? E poi loro, i rom, prendono il metallo che si ricava e lo vendono. Il sistema dei roghi sì, può essere definito tranquillamente un sistema criminale, anche per la sistematicità e soprattutto per il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi i roghi vengono appiccati sempre negli stessi posti, negli stessi territori. Fa riferimento all'inchiesta del 2008 della Procura della Repubblica di Napoli, che tratta appunto lo smaltimento illecito di rifiuti per il recupero di materie prime, quale soprattutto il rame. All'epoca furono rintracciate delle responsabilità precise in capo a quattro persone che furono rinviate a giudizio. In questa inchiesta si può leggere chiaramente anche dall'ordinanza del GIP che il fenomeno è ben radicato sul territorio e che è rivolto soprattutto allo smaltimento illecito dei rifiuti e allo smaltimento finalizzato poi al lucro rispetto alla vendita delle materie prime. Questa è una delle zone dove all'interno del processo chiamato processo ultimo atto carosello è l'elemento importante, l'elemento focale del processo. Sì, in questa strada è stata, anche all'interno del processo, è stato accertato che è completamente inquinata questa zona, tant'è vero che nelle analisi effettuate dalla Sapna 2012, marzo 2012, è emerso che la falda acquifera della località Pantano, dove comprende anche la località di Saschione, risulta completamente inquinata da metalli pesanti, tipo arsenico, cadmio, cromo, tutto ciò che in natura non si trova praticamente. Ad Acerra troviamo i rifiuti tossici di Porto Marghera, ad Acerra i cittadini si ritrovano nel corpo sostanze che solo chi vive a Porto Marghera si può ritrovare nel corpo. Ad Acerra, zona agricola, ci troviamo sostanze tossiche. Questi rifiuti sono stati spacciati come compost nei terreni e dove attualmente gli agricoltori stanno continuando a seminare sopra, e quei prodotti ce li mangiamo ancora oggi. A
storia parte da circa di più di 10 anni, in una delle tante emergenze rifiuti che ha subito la regione Campania. È stato aperto questo sito per stoccare dei rifiuti, RSU, rifiuti solidi urbani, e poi, come è capitato anche in altri luoghi, questo sito non è stato più bonificato. Va avanti da anni comunque una guerra di contenzioso tra comune, regione, vari enti, però oggi credo che siamo arrivati ad un punto in cui questo sito non può stare più in queste condizioni, vista anche la criticità in cui versa, i fumi che comunque danno fastidio e che rappresentano un vero e proprio problema per gli abitanti della zona. È un dato di fatto che la nostra città nell'ultimo anno ha avuto un notevole miglioramento sotto l'aspetto dei rifiuti, tant'è vero che siamo passati nel giro di un anno dal 30 al 60%, e l'anno scorso, il mese di ottobre, anche Legambiente ci ha premiati come comune, premio startup come comune riciclone.